Buongiorno amici e benvenuti alla nostra Top 11. Oggi la facciamo direttamente da Amsterdam perché siamo qui dopo la partita di lunedì sera dell'Udinese contro il Verona, che non ha cambiato tanto. Devo dire, la mia Top 11 mi è piaciuta molto l'Udinese, mi sta continuando a piacere, però diciamo che ho visto più una squadra che è riuscita ad arrivare al risultato piuttosto che alcuni singoli. Certo, citazione per Beto sicuramente, quando entra fa gol sempre, quindi merita questa citazione, ma nella Top 11 non l'abbiamo inserito. Nella top 11 mettiamo in porta Falcone. Io capisco che i portieri delle squadre più piccole sono più sollecitati e quindi hanno più possibilità di mettersi in luce. Tanto per intenderci, è più facile vedere Falcone che fa 5 parate, è più difficile invece concentrarsi su Handanovic e Rui Patricio, che di fatto si fanno passare l'unico tiro in porta che ricevono, ma non è solamente colpa loro, ammesso che ci siano delle colpe. Il fatto è che purtroppo per fare i portieri di quelle squadre lì tu devi essere pronto quando calciano, cioè una o due volte a partita all'interno dei 16 metri. Mentre invece se sei un portiere di una squadra minore hai più possibilità di metterti in luce e diciamo che anche un eventuale errore viene mitigato dalla serie di belle parate che fai. Quindi diciamo che ha un valore estetico questa scelta su Falcone, perché poi la valutazione sui portieri andrebbe fatta in maniera corretta con gli XG, cioè quante volte ti tirano in porta con alta possibilità di fare gol e quante volte tu riesci ad opporti. Quelli che hanno il miglior risultato in questo, ovviamente, sono i portieri a più alto rendimento, perché sono quelli che ti evitano di prendere dei gol probabili, fanno delle parate al di sopra della media. E Falcone, devo dire, qualcuno l'ha fatta, certamente. In difesa inseriamo Smalling, non solo per i gol, ma anche per la bella partita che ha giocato in uscita alta, in marcatura. È lui stesso che spesso esce sugli attaccanti. L'hanno fatto molto i giocatori della Roma. Per esempio, da un'uscita di Mancini è arrivato quel calcio di punizione che ha portato al gol del 2-1. È una difesa ormai solida quella della Roma. È vero che difende con tutta la squadra, però è molto importante anche proprio l'apporto singolo dei giocatori. Smalling dietro dà una fisicità quasi sconosciuta in Italia, nel senso che non è un caso che, per esempio, quando Lukaku era al meglio 2 stagioni fa, fosse l'unico che riusciva a marcarlo un po', proprio perché fisicamente riesce a tenere testa. Ha avuto qualche problema fisico, ma quando gioca devo dire che dà grandi continuità. Poi Ballo Touré è giusto che vada in questa classifica, perché quando viene chiamato in causa è sempre positivo. Sbaglia rarissimamente e poi si è fatto vedere in un momento delicatissimo sotto porta. La squadra si era buttata in avanti, ma lui stesso si era buttato in avanti. E secondo me il fatto che la squadra ci creda così tanto, anche in giocatori che giocano un po' meno come Ballo Touré, è una cosa molto importante. Quindi complimenti, inserimento nella nostra top 11. Il terzo è un altro laterale sinistro ed è Mario Rui. Sta giocando un'altra ottima stagione con Spalletti dopo quella precedente, anche con numeri importanti da un punto di vista realizzativo e di assist. Mi sembra il giocatore più maturo forse del Napoli dal punto di vista dell'esperienza, quello che mantiene anche un po' più la calma. Se ne è sempre parlato male, doveva essere sempre sostituito, doveva essere sempre cambiato e poi invece ha mantenuto altissimo e costante il suo rendimento e quindi per questo merita sicuramente un posto nella top 11. Un altro del Napoli che merita posto nella top 11, lo vedremo poi più avanti. Centrocampo, è qui che dobbiamo per forza inserire un altro giocatore del Napoli, ovviamente Anguissa. Non solo per la doppietta, ma anche per quello che è diventato in questo centrocampo. Cioè, schierato in una posizione secondo me corretta, che è quella di mezzala, sa fare l'inserimento come si è visto, anche se non è la sua caratteristica principale. Grande fisicità, grande tecnica, grande visione di gioco anche. Questo è un giocatore assolutamente completo che è migliorato in Italia. Forse il gioco che si fa da noi si adatta un po' meglio alle sue caratteristiche, però sicuramente sta facendo una grande stagione. Sensi, secondo centrocampista. Ogni tanto io mi chiedo perché l'Inter sia dovuto andare a cercare un altro centrocampista centrale quando aveva Sensi che può fare due ruoli e che aveva iniziato benissimo nell'Inter e poi si era fermato per l'infortunio. Mi sembra in grande ripresa con il Monza, anche di convinzione personale, cosa che forse gli era mancata nei mesi passati. Se poi riesce anche a tornare forte a livello realizzativo e si fa sentire sotto porta, allora è un giocatore che può veramente fare la differenza. Non è un caso che il Monza abbia ripreso un passo
più vicino a quello che ci aspettavamo a inizio stagione, quando ha recuperato dei giocatori importanti, due su tutti, Sensi e Pessina, che sono quelli che gli devono dare poi la differenza di esperienza, soprattutto a centrocampo. Poi un altro giocatore che non ho mai inserito in top 11, ma che sto seguendo da un po' di tempo, è Tosved. È un giocatore molto dinamico, molto fisico, mi piacciono questi giocatori nord europei. Secondo me sono adattabili per il nostro campionato e mi sembra anche che sia aumentato il loro ritmo di gioco, forse anche in patria. Io non seguo tanto campionati di Svezia, Norvegia, Danimarca, però credo che l'intensità sia aumentata anche lì perché li vedo pronti e lì probabilmente ha influito anche il fatto che in quegli stati si vede molto il campionato inglese, quasi più dei campionati, anzi direi più dei campionati nazionali, e quindi diventa un po' il simbolo da raggiungere, no? Quindi migliora nei paesi nordici tutto questo e poi si vede quando i giocatori arrivano da noi. Vedete quanti giocatori, è anche una buona generazione, ma quanti giocatori del nord Europa che prima non avevano grande successo adesso ce l'hanno, e mi sembra che possa dipendere anche da questo. Sicuramente sono molto fisici. Il quarto di centrocampo è l'amore mio, Milinkovic-Savic. Non si può più aggiungere molto su questo giocatore. Ho discusso un po' al club domenica sera con Paolo, non discusso, abbiamo due opinioni un po' diverse. Secondo me è già pronto per i grandi club. Secondo lui invece non sarebbe in un grande club importante come importante nella Lazio e questo potrebbe provocare degli scompensi. Questo sicuramente è vero, però io credo anche che il Milinkovic-Savic attuale, migliorato dalla cura Sarri, che lo ha reso più partecipe al gioco, anche più attento alla fase difensiva tattica, e gli ha tolto quel brutto vizio che ogni tanto gli attribuivo di giocare con l'infradito, quindi cioè, di giocare tutto di tacco, tutto leccato, ha perso queste caratteristiche che erano un po' negative, ne ha trovate altre invece molto positive. Ogni giorno che passa lo trovo più forte. Secondo me sarebbe titolare in qualsiasi squadra del mondo. Davanti, beh, avanti due posti ovviamente sono presi credo da qui alla fine del campionato e sono quello di Leao e quello di Quara. Leao, abbiamo fatto un calcolo dello scatto sui 60 metri impressionante, ragazzi, lui non dai blocchi ma sfiora il record portoghese sui 60 metri, palla al piede e dribbla. Comincia a essere un giocatore veramente decisivo, veramente importante. Lo vedi che ogni tanto magari si mette a fare le rabone in area di rigore, però poi alla fine un assist e un gol. E la partita le risolve sempre lui, come le risolve sempre quell'altro, Kvaratskhelia. Ho già detto che non si deve intestardire nel fare tutto da solo, però per esempio Ancelotti ha detto che lo seguirà già lui a Napoli. È un giocatore che si segue dai primi tempi del Rubin, e di cui mi avevano parlato sempre benissimo, ma che secondo me sta facendo ancora meglio di quanto ci si potesse aspettare, probabilmente perché l'inizio positivo gli ha dato una grande carica e gli ha permesso di superare magari le difficoltà di adattamento che potevano esserci, che io stesso pensavo ci potessero essere. Il terzo attaccante che inserisco è Dybala, perché è un altro di quei giocatori che è sempre decisivo con la Roma quando gioca. Ha fatto un bel gol, bellissimo, complicità un pochino di Handanovic, ma il gol è molto bello, molto di coordinazione, e poi soprattutto è il simbolo del nuovo spirito della Roma, cioè di una Roma che sta cercando di diventare sempre più competitiva e possibilmente di vincere anche qualche altro trofeo, cosa che prova a fare anche la Lazio, mi sembra molto avanti come gioco. Sarri ha fatto come al solito un grande lavoro e come al solito quando hanno incominciato a fidarsi di lui sono riusciti poi a seguirne le orme, la strada, e quindi a giocare in maniera più corretta. E adesso mi sembra che comincino a capire anche i giocatori che potevano essere un po' in difficoltà, tipo Luis Alberto, credo che comincino a capire che col gioco di Sarri non vieni diminuito, ma vieni esaltato nelle tue caratteristiche, nelle tue qualità. E quindi mi sembrano più predisposti anche a seguirlo, cosa che per esempio già dall'anno scorso fa proprio Milinkovic-Savic che abbiamo inserito. Tra le altre citazioni voglio citare, come sempre, Immobile, che comunque è sempre presente nei gol della Lazio. Mi piace citare Kim, che è stato ancora uno dei migliori in campo con il Napoli. Anche lui è un apprendimento sorprendente, sorprendentemente rapido, che con i difensori è ancora più difficile in Italia perché cambia proprio anche la maniera di organizzare il gioco. Voglio sottolineare Maxi Lopez, anche lui sta facendo un gran campionato. E Lorente, che ha giocato una grande partita col Sassuolo e che mi sembra un giocatore di gamba. A me piacciono molto, mi sto facendo influenzare da Beppe Bergamo, mi piacciono molto i giocatori alti e di gamba, cioè che riescano a spronare la squadra e a dare cambio di passo alla squadra. Non tutte le squadre ce l'hanno, quelle che ce l'hanno fanno sicuramente meglio delle altre. E quindi voglio mettere queste due citazioni anche per il Sassuolo, che ha giocato una grande partita.
flop un po' che essere la panchina Inzaghi in questo momento. Momento veramente difficile. Ho sentito Inzaghi dire che è stata la migliore partita dell'Inter. Sicuramente l'Inter non meritava di perdere per come è stata la partita, ma dico anche che non è che strameritasse di vincere, insomma. Poteva finire in pareggio. L'Inter è una manovra molto involuta. Cioè, provano a costruire da dietro, ma tornano sempre indietro. Alla fine tornano indietro, non è che costruiscono da dietro. Perché è bastato che la Roma mettesse una copertura sul primo passaggio da Slani, una copertura su Bastoni, che è il secondo che aveva il piede o ha il piede per poter impostare, e l'Inter impostava con De Vrij, Skriniar e poi all'indietro per Handanovic. Francamente troppo poco. Se quella è la miglior partita dell'Inter, bisogna un po' incominciare a preoccuparsi. E poi mi sembra anche che i giocatori siano sempre troppo nervosi in campo. Alcuni atteggiamenti, francamente, ieri allo stadio, sono insopportabili. Ma non si può sbracciare per ogni rimessa laterale, ma non con l'arbitro, con i compagni, col passaggio sbagliato. Ci vuole molta più calma. L'impressione è che non abbiano più in testa le convenzioni che avevano prima. Io le dico da inizio campionato, qualcuno di voi mi ha preso in giro, ma mi sembra che i nodi stiano venendo al pettine. Non c'è più la convinzione e la volontà di lottare uno per l'altro che c'era prima. Mi sembra un dato di fatto. Un'altra cosa che poi vi chiedo alla fine è, vedo che ci sono un sacco di allenatori che malgrado i risultati vengono incensati, complimentati per il loro modo di fare, neanche tanto per il loro modo di giocare. Io prima di incensare un allenatore voglio vedere dei risultati. Voi che ne dite?